la salita della Mauria, Fausto Coppi e Maglia Rosa a dispetto del suo capitano Gino Bartali. Fausto va in crisi, Gino va in suo aiuto e lo sprona a non mollare. Coppi si sblocca e salva il primato. Il resto della storia è una passeggiata di due leggendari campioni. Coppi vincerà a Milano il suo primo Giro d'Italia. Il giorno dopo, a Roma, dal balcone di Piazza Venezia, l'Italia passa dalla gioia alla disperazione e la guerra. Benvenuti a Formula Bici, il programma in bicicletta che vi porterà alla scoperta dei luoghi più belli del nostro paese, incontrando le bellezze paesaggistiche, artistiche, gastronomiche e umane. Il tutto lo faremo in sella alla nostra bicicletta, percorrendo le tappe di una delle gare più longeve d'Italia e d'Europa, la Gran Fondo Fausto Coppi Officine Mattio. Vi do una piccola informazione sulla bicicletta. Le prime tracce di un disegno di bicicletta si trovano nel Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Detta questa piccola cosa, parliamo invece del viaggio di oggi. Siamo giunti al terzo giorno, terza tappa, e oggi andremo alla scoperta di posti veramente incantevoli, ma questo d'altronde come sempre. Scopriremo la riserva naturale del Ciciu del Vilar, il mulino della Riviera e il Ponte del Diavolo. Siete pronti? Andiamo! Ciao Enrico! Ciao Anna! Ma che bel posto, sai che non avevo mai visto nulla del genere? Benvenuta alla riserva naturale dei Ciciu del Villar, questi funghi di pietra che crescono in mezzo al bosco. Grazie mille. Infatti tu sei un geologo, no? Sì. Ci puoi parlare bene di questi Ciciu? Perché poi questa valle è un po' unica, no? Esatto, abbiamo tante bellezze geologiche in Valle Maira e la prima che ti accoglie sono proprio i Ciciu del Villar, che nascono, sono unici al mondo, no? In realtà in Italia ne vediamo in altri posti, ad esempio sulle Dolomiti, in Val d'Aosta, attraversando le Alpi, ma sono tutti legati ai ghiacciai. Bene. Mentre invece in questo caso, poi te lo faccio vedere bene da vicino, vedi il gambo, no, che è fatto da ciottoli di ruscelli, quando qui durante le ere glaciali scendevano giù appunto ruscelli che trascinavano terra, fango e ciottoli, e poi periodicamente cadevano delle frane, no? Quindi dal versante crollavano questi massi. Se vedi come sono disposti, si riconosce anche la forma dell'antica frana, e diverse frane, almeno due, perché vedi là davanti dietro di noi abbiamo i più famosi, che li chiamiamo la famiglia. Sono anche i più grandi e sono tutti uniti, ecco perché famiglia, no? Esatto, vedi proprio, c'è il papà, c'è la mamma, ci sono i bambini, vicino c'è anche lo zio con i cuginetti. Non manca nessuno. E questo però cosa vuol dire per un geologo? Significa che le frane sono state almeno due, una per i bimbi e una per i genitori. E nel frattempo dal versante i ruscelli continuavano a trascinare giù questa terra che forma i gambi. Dai, incredibile! Mi hai fatto capire la storia di questi Ciciu veramente in parole semplici. Poi tu sei del mestiere, io no, quindi già ti ringrazio. Ma ci parli anche di alcune leggende che si legano a questi Ciciu? Qui ce ne sono tante, proprio, mi dà l'idea. Esatto, diciamo arriviamo nell'antichità, si potrebbe partire dai Celti, le popolazioni che vivevano in queste valli, poi arriva il cristianesimo. Oggi noi conosciamo la leggenda di San Costanzo, che poi dà il nome al paese e ti dimostra che questo era un luogo sacro. Era un luogo sacro, e la leggenda oggi racconta che San Costanzo era andato lassù in alto fuggendo dai soldati romani che volevano ucciderlo, e mentre lui era lassù in cima si volta, vede questo esercito di quasi 500 soldati, perché girando nel bosco troviamo 500 funghi di pietra. Veramente. E vedendosi così assalito lancia una maledizione, no? O voi che avete il cuore di pietra,
diventate pietre anche voi. E quindi i soldati sarebbero i Ciciu, no? Esatto, questo miracolo sarà poi trasformare i soldati in un esercito di pietre. È molto carina questa leggenda poi, tra l'altro. Esatto. E invece riguardo un tuo studio, sempre sulla Valle Maira, però sull'Alta Valle, le orme di un dinosauro, se ti dico questo, tu cosa mi rispondi? Ti rispondo che sono ancora più antichi dei dinosauri. Quelli sono i progenitori dei dinosauri, si chiamano arcosauri, no? Dove significa la loro parola sauro rettile, arcos dominatore. Ed è il periodo che corrisponde, stiamo parlando di 247 milioni di anni fa, in quel periodo i rettili diventano i padroni della Terra. Sì. Loro sono grandi 4-5 metri, due specie abbiamo ritrovato qua nella valle, vediamo solo le impronte, non ancora le ossa, però a volte, essendo le impronte un animale vivo, che beh, sta camminando, sta facendo delle cose, ottieni delle informazioni incredibili, fra cui che vivevano in gruppo, avevamo dei branchi di rettili e di specie diverse che camminavano su quello che all'epoca era un'antica spiaggia. È veramente pazzesco pensare alla Valle Maira come un'antica spiaggia abitata da dinosauri, è assurdo. È la bellezza della storia della Terra. È vero, esattamente, che poi la Valle Maira si collega anche alla Gran Fondo Fausto Coppi, no? Esatto, cioè, diciamo là ci troviamo sulla altopiano della Gardetta, siamo a 2300 metri di altitudine ed sono anche le montagne delle quote più alte che raggiunge la Fausto Coppi, dove ci sarà anche il cippo di Pantani a ricordarci il passaggio del Giro d'Italia in diverse occasioni e che oggi rimane nella memoria anche con la Fausto Coppi, che è un veicolo di promozione incredibile per le nostre valli. Verissimo. Io ti ringrazio Enrico, è stata veramente una piacevolissima chiacchierata. Grazie mille a te. E a proposito di Fausto Coppi, vado a riprendere la mia bici perché il viaggio continua. Ben ritornati a Formula Bici. Per la seconda tappa del mio viaggio ho scelto la locanda Cabianca, dove incontrerò due sorelle molto speciali. Venite con me. Ciao ragazze! Ciao! Ciao, ciao! Emanuela e Chiara. Vabbè, perfetto. Mi erano entrati bene i nomi in testa. Quante meraviglie ci sono su questo tavolo. Veramente stupende. Questi sono tutti piatti della tradizione occitana, no? Certo, sono tutti piatti fatti da noi, rispettando le varie tradizioni, dall'antipasto al primo, il secondo e dolce. Per finire i dolci. Certo. Ci parlate un po' dei piatti proprio, casomai non so se Chiara ci vuoi parlare di qualcosa in particolare, poi Emanuela. Sì, allora io vi parlerei delle acciughe, le mitiche acciughe della Valle Maira. Sì. Questa è una tradizione che va al di là dell'Occitania, è proprio tipica della Valle Maira, queste bellissime acciughe che in questo caso sono del mare Cantabrico, sono servite qui per rispecchiare una vecchia tradizione. Esatto, io proprio qui volevo arrivare, perché parlare di acciughe comunque in montagna fa strano. Certo. Nel periodo del dopoguerra, soprattutto durante i mesi freddi, la gente andava a cercare fortuna e l'ha cercata con queste acciughe. Acquistavano le acciughe al mare, poi andavano a venderle con dei vecchi carretti nelle città, Milano in primis, Torino, e poi tornavano qui durante l'estate e portavano le acciughe. Ah, ecco. Passando per la Via del Sale. Questa è la tradizione. Ecco. C'è sempre della storia dietro. Sempre sì, della sì, storia. Sì. Le acciughe sono proprio da qui tipiche, arriva. Soprattutto diciamo nella città di Celle Macra, ma è una tradizione che è rimasta in tutta la Valle Maira. Bene. Perché partita di qui non si sa bene, ecco, quando si cerca fortuna, chi lo sa, ci si inventa tante cose. Sì, sì, però sì. Quindi questa è la storia delle acciughe. Questa poi è la storia delle acciughe. Io vedo che poi, vabbè, il cavallo di battaglia un po' di tutta la zona sono le raviole. Le raviole sono proprio un piatto tipico della Valle Maira e sono fatte con patate nostrane. Sì.
e farina del mulino di Cavanna, noi usiamo, e ci le andremo, uova. Ci andremo. Sì? Uh-huh, e sì. Condite con il burro scuro, addirittura quasi bruciato, e la panna. Quindi hanno un sapore molto intenso, sì. Un primo piatto molto intenso. Molto, molto intenso, molto nutritivo, diciamo. Beh, sì. E poi questa polenta, che la cosa che mi piace di più e che mi ha colpito subito, ve lo dico, è la pentola, che è proprio quella di una volta delle nonne, no? La brunza, noi la chiamiamo la brunza. Mm. Sì, questa è polenta cotta 2-3 ore nella brunza. È una polenta di mais pignolette macinata a pietra, che viene servita con tante cose. Nella tradizione occitana viene servita con l'adoba. L'adoba. L'adoba che cosa sarebbe? Spezzatino? Sì, tipo uno spezzatino, dei bocconcini molto teneri, cotti con del vino rosso, un po' di soffritto di verdura, ma la particolarità la dà la buccia dell'arancia. Si grattugia la scorza dell'arancia. Ma dai, per e carne di vitello anche. Sì. L'arancia dà un po' freschezza al piatto, sì, no? Sì, dà questo retrogusto particolare e questo fa parte della tradizione occitana. Le arance qui non c'erano, ma la parte dell'Occitania si sviluppa soprattutto in Provenza e quindi questa fa parte Sempre della tradizione. Sì. E questo dolce che cos'è? Perché dolce è un budino tipo. Sì, questo qua è un dolce che faceva mia nonna, il tipico flan di uova. È un dolce cotto nel forno a legna a bagnomaria, fatto con uova, latte e zucchero. È un dolce povero di ingredienti, ma cuoce a temperatura bassa per molte ore e viene un ottimo budino, proprio un ottimo crème caramel. Di nuovo molto nutriente anche quello. E in cucina mi dicevate che vi siete divise i compiti in maniera abbastanza equa, ma ci siete solo voi due o altri componenti della famiglia che so che vi aiutano? Ma abbiamo tutta la famiglia che ci dà una mano, diciamo, in particolare la nonna. La nonna. La nostra nonna che ha 97 anni. E ancora vi dà una mano? Sì, ci aiuta soprattutto nella preparazione della salsa verde da accompagnare con le acciughe. E trita tutto a mano il prezzemolo, che ha un gusto diverso di quello industriale, diciamo. Veramente, quanta passione ci mette la nonna, E ci pela tutte le patate delle ravioles. Sì. E allora avranno un sapore speciale queste raviole e anche la salsina verde. Cos'è che ci potete far vedere impiattato adesso? Così vediamo un piatto composto. Ma allora, le acciughe ve le possiamo mettere in quel piatto lì piano con le salsine, per, come dire, per vedere come si possono mangiare. Ecco. Sì, esatto. Ecco qui che vi preparo un bel piatto di acciughe. Dici anche come le mangiate voi qui, perché questa è veramente una particolarità del posto, della zona. Sì, le acciughe allora vengono pulite una ad una principalmente da mia mamma, poi le asciughiamo, le mettiamo sott'olio, che presentano così come le vedete, e le consigliamo di mangiarle soprattutto col bagnetto verde, il mitico bagnetto verde. Della nonna. Sottolineiamolo. Sì, questo è fatto con prezzemolo, la mollica del pane. Prezzemolo dell'orto di papà. La mollica del pane. E questa salsa rossa invece? Questa rossa invece è fatta con del pomodoro e delle foglie di alloro. Anche queste tritate finemente a mano con la mezzaluna, sono questi puntini che vedete. E poi non può mancare un pezzo di burro, perché pane, burro e acciuga è proprio... La morte sua. È proprio molto, molto proprio così. Beh, devo dire che questo piatto è veramente molto colorato e fa venire voglia di essere mangiato. Però ho un'ultima domanda sulle alici, poi non so chi delle due mi vuole rispondere. Le abbiamo viste pulite sott'olio. Però voi le prendete così, giusto? Quindi poi com'è che le lavorate? Dal barattolo escono che sono tutte salate, no? Sono coperte di sale, poi vengono prese una ad una, presentano così. Ecco, sì. Si puliscono una ad una sotto l'acqua corrente, si dividono i due filetti dell'acciuga, si toglie la lisca e vengono tolte il più possibile tutte le lische e rimangono i due filetti belli puliti, belli carnosi, che poi mettete che sotto poi sale, mettiamo che sarebbero sott'olio. Sott'olio. Sì. Ragazze, siete state super, vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie. E visto che abbiamo parlato del mulino Cavanna, andiamo a scoprirlo.